Un giorno cercherò di fare una domanda invece molto concreta. Mi sembra un grande film, ci sono moltissime cose, ma una delle quelle prevalenti, uno dei temi prevalenti è la mascolinità ferita, la crisi del maschio, questo uomo che arriva come dire, a uccidere per amore o per odio di se stesso, non è chiaro, ma quindi resta intrappolato in questo destino che si crea con le sue proprie mani. E è difficile immaginare questo film, che è magnifico, senza un attore altrettanto magnifico come Adam Driver. Volevo sapere, diceva che conoscevo prima, come è nata la vostra collaborazione, come si è sviluppata sul set, che trovo che dia un contributo geniale al personaggio di questo film. Grazie. La domanda era posta da Fabio Ferzetti, lo devo dire, uno dei più noti critici italiani. So I met Adam, as I said, at the beginning of the project, 7-8 years ago, and he's been faithful since. He was always there, even when we had no money, etc. But I can't say I really knew him, I don't rehearse with actors before the shooting or anything. So, but of course, in this case, we had the singing. So we met with, we tried things, and I would go to New York and we'd play piano and he would sing, and we would look how could Henry sing in the film. That's all we did. But I guess I was very lucky that, because I had only seen Adam in a series he did years ago called Girls, and I thought, immediately this is an interesting creature for me, for my camera. So when I was proposed this project, I thought of him, and I was talking about ambiguities, but he's able to carry many, many ambiguities, and that's interesting to explore. Come ho detto prima, ho incontrato Adam già all'inizio del progetto, quindi 8 anni fa, e devo dire la verità, lui è stato sempre fedele a questo progetto, anche quando non avevamo il denaro necessario. Normalmente io non conosco gli attori perché non ripeto con loro prima dello shooting, prima delle riprese del film, ma in questo caso invece sono andato più volte a New York per lavorare sul canto, sull'aspetto musicale appunto con Adam. Posso ritenermi in realtà una persona molto fortunata perché ho conosciuto Adam diversi anni fa in una serie intitolata Girls, e lì nel momento in cui l'ho visto ho detto beh, questa può essere una creatura davvero interessante con cui lavorare, e pertanto quando ho iniziato a lavorare su Annette e ho pensato a cosa avrebbe voluto inquadrare la mia videocamera, è venuto immediatamente alla mente lui. Prima parlavamo di ambiguità in relazione alla risposta del Signore, e qui ci sono diversi livelli di ambiguità all'interno di questo film che Adam è sicuramente in grado di sviluppare. Cioè, sembra a volte un mimo, cioè ha una gestualità, un uso del corpo che è quello di un mimo, e non so se condividi questo approccio. All the actors I filmed, and I only filmed mainly 3 actors, I did 6 films with 3 different actors. And all of them, I think, now I realize that they were interesting to watch if they're immobile, that they were like statues, and they're very interesting to watch if they move or if they like dancers, and also they have something I feel animal-like,
Maybe that's why I put this gorilla into an it. It had something of Adam and my the French actor I work with often, Denis Levant. Some kind of monkey quality that I like. Ho lavorato fondamentalmente con tre attori nella mia carriera. Ho realizzato sei film ed effettivamente in questi sei film ci sono tre attori. Tutti attori che mi rendo conto essere molto interessanti nei diversi momenti del loro lavoro. Sia quando sono immobili come delle statue, mi piace vederli, allo stesso modo mi piace guardarli quando invece sono in movimento, come per esempio durante il ballo. E tutti questi attori con cui ho lavorato hanno anche un tratto animalesco nei loro movimenti. Forse per questo che ho deciso anche di inserire un gorilla all'interno di Annette. In passato ho lavorato molto con Denis Levant e anche lui ha delle qualità, per così dire, scimmiesche. E anche questo è un aspetto assolutamente interessante per me in un attore.